Hello everyone! Questo è il Pongo. Il Pongo vuol dire story time. Mettetevi comodi. Quante volte, non lo sapete, la gente quando sa che io vivo adesso, grazie a Instagram, a YouTube e tutto quello che deriva da questo, poi ne parleremo, tanta gente mi chiede come hai iniziato, come ti è venuta l'idea, come hai fatto a farlo effettivamente prendere, a far diventare di questo hobby inizialmente un lavoro. Ne parliamo oggi. Prima però voglio parlare velocemente dello sponsor di oggi, che è il mio adorato Cambly. Ragazzi, l'inglese ormai è importantissimo. Per me, perché è il mio lavoro, e va bene. Però è importante un po' per tutti. È importante per dirvene una, trovare più informazioni sul web, avere l'accesso a tutte le pagine che sono scritte in inglese, tutte le informazioni in inglese. Vi apre un mondo di possibilità. È utile per fare connessioni e conoscere gente nel mondo, viaggiare, per il lavoro. L'inglese è davvero utilissimo, quindi se per il vostro 2023, visto che siamo a gennaio, a inizio anno, se volete migliorare il vostro inglese, vi consiglio Cambly, perché è una piattaforma di e-learning, quindi available sul computer, sul cellulare, 24 ore su 24, avete insegnanti madrelingua disponibili sempre. Tra l'altro gli insegnanti di Cambly vengono da UK, Australia, America, South Africa, avete tutti i tipi di accenti possibili e immaginabili, quindi potete scegliere non solo il tipo di accento che vi piace, ma anche il tipo di corso che fa più al caso vostro. Se vi serve l'inglese per il lavoro, che tipo di lavoro? Se vi serve l'inglese per l'università, perché dovete prendere una certificazione, trovate tutto quanto. In più, su Cambly, una cosa che secondo me è molto molto buona, le lezioni, che sono individuali, vengono registrate. Questo vuol dire che tu ti puoi risentire e non solo puoi rivedere le cose che ti fanno durante la classe, quindi gli errori, le correzioni, ma ti puoi proprio risentire e auto-individuare gli errori di pronuncia, le cose che non scorrono tanto bene. Secondo me è uno strumento molto utile. Io ho tanti follower che mi seguono, che mi dicono che hanno paura quando parlano inglese, ma sto riscontrando feedback positivo per quanto riguarda Cambly, quindi io ve lo continuo a proporre. E con il mio codice sconto, che per questo mese è SoniaCandy2023, ovviamente SoniaCandy sono io e l'anno è 2023, avrete il 50% di sconto sui piani annuali. Questo vuol dire che una lezione privata parte da 5,10 euro. In più, sempre con il mio codice sconto SoniaCandy2023, avrete 15 minuti di lezione gratuita, così proprio per provare, quindi why not? Io vi lascio tutte le informazioni qui sotto in info box. Andiamo al video. Prima di avere YouTube, di avere un canale YouTube, io in realtà avevo una pagina Instagram. Instagram l'ho aperto prima di aprire YouTube, perché al tempo cantavo e facevo parte un po' della scena underground del rap romano, stavo sempre in studio a registrare, a fare i cori, i feat, cose del genere con tantissimi rapper romani. Il mio ragazzo dell'epoca mi aveva detto: vabbè, apriti un Instagram, perché io non ero tanto social, io non avevo neanche Facebook, che Facebook tutti ce l'avevano al tempo, era il social media. Io ero rimasta Messenger, che non si usava più, e non c'avevo niente. Invece lui mi ha detto: te lo dovresti aprire perché è importante per promuovere la tua immagine. E io lì postavo principalmente roba di musica, quindi roba dove cantavo, se usciva un nuovo singolo, se c'era una serata, shoot fotografico, photoshoot, e quello era Instagram. YouTube invece lo utilizzavo solamente così, perché mi piaceva guardare i miei YouTuber preferiti, era una fonte di intrattenimento. Poi ho conosciuto Brian, per chi mi conosce sa che Brian è americano, siamo stati insieme tanto tempo, e lui, quando ci siamo conosciuti, era già uno YouTuber. Allora, non faceva lo YouTuber di lavoro, non era il suo lavoro principale, guadagnava abbastanza da YouTube per fare solo quello, però comunque aveva un canale YouTube al tempo, adesso ce n'ha già due, ma prima ce n'aveva uno. E avevo iniziato a vedere questo mondo, a scoprire questo mondo di YouTube dall'altra parte, dalla parte di chi faceva i video, però solamente osservando. Parlava delle differenze tra Italia e America. Noi però nel frattempo ci eravamo trasferiti in Giappone, eravamo già stati insieme un pochino, siamo stati in Giappone al tempo per più di un anno, poi siamo stati 2 anni e mezzo in totale, però mi pare più di un anno prima che io iniziassi a fare i miei video su YouTube. E io l'avevo visto e non avevo mai... non lo so, mi stava iniziando a interessare come mondo. A
perché ho detto, senti, a me piace, mi piacerebbe idealmente fare dei vlog da tenere come ricordo. Dei vlog che ne so, eravamo andati a vedere le scimmiette che stavano nell'acqua calda all'onsen, che si facevano il bagno ed erano carine, e io di quello non c'ho più niente. Quindi ho detto, ma quanto sarebbe figo se aprissi un mio canale YouTube e iniziassi a postare questi video ricordo, perché poi alla fine erano video ricordo, e magari anche parlare di alcuni temi che in quel momento, in quel periodo mi stavano a cuore, tipo relazioni internazionali, vivere all'estero, la cultura giapponese rispetto a quella italiana, temi che in quel momento sentivo miei, fermo restando che io avevo un lavoro normalissimo, cioè lavoravo prima come insegnante di inglese per una scuola, una catena di scuole di inglese in Giappone, poi ero diventata risorse umane lì, poi ero diventata il capo delle risorse umane sempre lì. Non pensavo che YouTube sarebbe diventato un lavoro, per me era un hobby, e quando ho iniziato a postare i primi video ho visto già che avevo un riscontro positivo abbastanza grande, perché ok, qui devo essere sincera e dare a Cesare quel che è di Cesare. I miei primi 1000 follower sono stati abbastanza facili rispetto a tanti altri YouTuber, perché avere Brian mi ha dato una grande mano, perché lui aveva detto, aveva menzionato in uno dei suoi video che io avevo aperto un canale YouTube, e quindi tanta gente che era fan sua era curiosa e ha voluto vedere quello che io proponevo. Poi è vero, la mia fan base all'inizio è stata spinta da Brian, però io penso di, con tanti anni, negli anni, di aver creato una community che è qui per me. Certo però che lui mi ha insegnato a montare un video, anche solo per dirlo, che io non sapevo montare, poi secondo me sono diventata anche più brava di lui. Però vabbè, all'inizio mi ha prestato la sua videocamera prima che facessi la mia, il suo force equipment, e va bene. Poi è arrivato il momento di lasciare il Giappone, quindi fino a qui per me Instagram rimaneva questo social dove postavo le mie fotine, dove cantavo, così, e YouTube era quest'altro social dove postavo la mia vita in Giappone e parlavo di quello che mi piaceva ed era divertente, e la gente per qualche motivo continuava a iscriversi e a lasciare commenti. Le pareti sono di carta, io sono in Gran Canaria adesso, sono i miei vicini questi, raga. Ok, allora, tornata in Italia, ho iniziato a cercare lavoro, perché avevo lasciato il mio lavoro lì a Tokyo, e ho detto, va bene, mi serve un altro lavoro qui, e volevo rimanere nell'ambito dell'insegnamento, l'insegnamento, al massimo qualcosa nell'arte, perché a me piace anche tanto l'arte, come da guida. Certo io non avevo la certificazione, quindi proprio guida non potevo, però magari qualcosa in quell'ambito, e ragazzi, cioè, a me mi è presa male, mi è proprio presa male, cioè, ve lo devo dire romano perché mi piace proprio dal cuore, cioè, mi è presa a male. Ho visto quello che Roma proponeva alle persone della mia età in quel periodo, non so quanto c'avevo, 20-28 anni, e rispetto a quello a cui ero abituata in Giappone, che comunque, cioè, cavolo, ero una ragazzetta e in poco tempo mi avevano fatto diventare da insegnante part-time, full-time, risorse umane, responsabile delle risorse umane, avevo proprio tante responsabilità, facevo tante cose, guadagnavo anche abbastanza bene. Cioè, vedere la proposta di Roma, che era tipo, ti diamo questo contratto per 3 settimane, dovrai lavorare 15 ore al giorno e guadagnerai 500 euro, cioè cose tipo terribili. Ho detto no, proviamo a fare altro. Ho iniziato a fare l'applicazione per lavorare, anzi in realtà io mi sono proprio seduta al tavolino, me lo ricordo, ho preso un foglio e ho detto le cose che voglio dal mio lavoro e le cose che non voglio in un lavoro. La prima cosa che volevo era la libertà di fare il mio lavoro dappertutto, ovunque, quindi volevo lavorare con il computer e lavorare da remoto. La seconda cosa che volevo nel mio lavoro era anche la libertà di poter decidere quanto lavoro fare e quando. Cioè io, per esempio, se tu mi dici oggi tu devi lavorare tutti i giorni 7 ore, io in realtà funziono a scadenze e rispetto le scadenze, sono brava con le scadenze, ma preferisco lavorare, se voglio, 2 giorni 14 ore e poi però avere un giorno dove lavoro una, perché quel giorno non mi va, perché sto male, perché ho l'ansia, perché voglio uscire. Quindi volevo questo tipo di lavoro. E ho pensato che lavorare online, insegnando, potesse essere una buona idea. Ho iniziato a iscrivermi a vari siti, appunto, proprio siti come Cambly, per esempio, dove puoi lavorare insegnando da casa. E nel frattempo ho iniziato a chiedere alla mia community su YouTube
Raga, ma voi volete fare lezione con me per caso? Perché io sarei disponibile. E incredibilmente la risposta è stata positiva ed è stata grande. E ho conosciuto proprio di persona tanti dei miei follower che mi conoscevano bene, che mi seguivano da anni, magari da un paio d'anni già era. Per me è stato fighissimo e la cosa è andata molto meglio di quello che pensassi. Tant'è che poi io ho lasciato le piattaforme online dove insegnavo e mi sono messa completamente in proprio attraverso principalmente YouTube in quel periodo. Poi è scoppiata la pandemia e nella pandemia anche Instagram ha iniziato, non so perché, a crescere ancora di più, soprattutto ecco perché erano usciti i Reel. Prima non c'erano i Reel su Instagram, erano solamente foto. E quando sono usciti i Reel, un mio amico, Step, grazie Step se stai guardando, mi ha detto: Sonia, dovresti proprio fare dei Reel dove parli in inglese, dove dici delle cose in inglese. E io ci avevo pensato, avevo detto sì, è vero, però come sapete non sono tanto tecnologica e ci ho messo, non so, tipo 3 mesi, non mi funzionava bene il cellulare, non mi funzionava bene Instagram, non funzionava bene la connessione. Ci ho messo tipo 3 mesi prima di dire ok, lo faccio. Quando l'ho fatto, ho visto che pubblicando 3 cavolo di reel avevo preso non so quanti follower, cosa che prima facendo solamente storie in inglese, perché avevo iniziato anche tipo a mettere dei quiz con delle storie, crescevo molto più lentamente. Poi mi è venuto proprio naturale quando mi dicono: come ti è venuta l'idea delle 3 ragazze che fanno gli accenti diversi? Boh, non lo so, cioè quello mi è venuto proprio naturale, forse perché io sono tutte e 3 quelle ragazze, sono l'americana un po' più precisina, sono la professoressa che ti insegna le cosine, ma sono anche la romana che ti dice: cazzo, ma come parlano questi? E quindi mi è venuto proprio naturale metterle insieme nei video e la cosa ha funzionato ed è cresciuta sempre di più e io adesso vivo di questo, cioè non vivo solo di Instagram perché Instagram in sé non paga niente, non vivo solo di YouTube perché YouTube, soprattutto YouTube Italia ragazzi, cioè, vivo soprattutto di, non so, gli sponsor per esempio. Ovviamente io non ne accetto tutti così, no ragazzi, sono selettiva con i miei sponsor perché voglio offrire dei prodotti di cui sono fiera, cioè che sono fiera di sponsorizzare, quindi non è chiunque mi scrive no. Ah, ovviamente vivo anche di lezioni, io continuo a fare lezione come insegnante d'inglese 1-1 perché comunque mi piace e mi mantiene nel loop anche delle difficoltà che hanno gli italiani nell'imparare l'inglese eccetera. Vivo di opportunità particolari che vengono spesso, per esempio nel 2022 c'è stata quello show su Twitch con la Red Bull che è stata una figata, per esempio il film con Muccino ragazzi, adesso sto continuando a lavorare su dei copioni come adattatrice, come traduttrice, assurda. Però tutto questo è avvenuto grazie a Instagram, quindi io dico che vivo grazie a Instagram perché queste opportunità mi vengono da lì. Questo è come ho iniziato a vivere di YouTube e di Instagram. La cosa che mi piace è che tutte le cose che volevo nella lista ce le ho. La cosa che mi piace anche è che è divertente, cambia sempre. Oggi vado a Torino perché devo fare questo programma, domani devo andare lì perché devo fare il film, dopodomani è sempre una cosa diversa. Adesso sto scrivendo un libro, d'inglese ragazzi, quindi questa cosa è un po' stressante, perché devo dire è un po' stressante perché tu ti ritrovi a dover affrontare sempre le cose, tante cose almeno per la prima volta. Non avevo mai fatto uno show con la Red Bull, non avevo mai scritto un libro, non avevo mai scritto una sceneggiatura, quindi ogni cosa che fai per la prima volta, soprattutto se sei una perfezionista, è stressante. Lavori con tante deadlines e scadenze, quindi è abbastanza stressante, però a me piace proprio tanto, mi fa sentire viva, mi fa sentire non annoiata. La cosa che mi preoccupa un pochino è il fatto che non so come si evolverà, perché questo è un lavoro che quando ero piccola io non avrei letteralmente potuto prevederlo, perché non c'erano queste piattaforme, non esistevano gli influencer di lingua, esisteva l'insegnante di lingua che stava a scuola, neanche sul computer. Quindi è un lavoro che dico: come sarò io quando avrò 60 anni, che comunque immagino che, visto la pensione che non c'è, dovrò lavorare. Sarò riuscita a costruirmi qualcosa in modo che non debba lavorare attivamente, ma magari lavoro passivo a 60 anni? Oppure la gente continuerà a guardarsi l'influencer più grande perché comunque anche loro sono più grandi e continuano a usare piattaforme, social media? Non lo so, questa cosa mi spaventa, se ci penso non ho una risposta, però sono abbastanza coraggiosa, quindi vedrò come va. È stato interessante o è stato tipo solo io che parlo per non so quanti minuti verrà una volta montato? Ragazzi, grazie mille di aver guardato, vi ricordo Cambly, Sonia, Candy, 2023, 50% di sconto sui piani annuali, tutti i link
link ve li lascio qui in info box. Grazie mille di aver guardato, perché voi in realtà siete il motivo per cui io riesco a fare questo lavoro e il motivo che, per cui lo faccio, non lo so, la cosa che mi ha ispirato. Come ho detto io all'inizio, non avevo mire di guadagnare attraverso YouTube, mi piaceva questa interazione che c'era, questo scambio di informazioni, di vissuto che c'era con la mia community. Quindi grazie, ci vediamo la prossima volta, ciao!